Al via il nuovo portale dell'anagrafe della popolazione residente fornirà ai cittadini un accesso più veloce ai servizi della pubblica amministrazione. Francesco Di Mario. Stamparsi un certificato da soli direttamente dal computer, effettuare un cambio di residenza senza muoversi da casa, correggere i dati sbagliati in pochi minuti. Sono alcuni dei vantaggi che offrirà la nuova anagrafe nazionale della popolazione residente, da pochi giorni accessibile al pubblico tramite portale web. La NPR raccoglie dati di 63 milioni e mezzo di italiani, compresi i 5 milioni di residenti all'estero, 7.422 i comuni inseriti e 200 quelli in ingresso. Un grande archivio digitale che sarà completato nel 2021. Chi vuole accedere ai propri dati deve usare SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Per ora si possono scaricare solo autocertificazioni personalizzate. La rettifica è stata avviata in via sperimentale in 8 comuni, ma l'importante è che il sistema sia partito perché è un elemento chiave per integrare e digitalizzare la PA e quindi il paese. La NPR è un progetto del Ministero dell'Interno coordinato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale. A realizzare l'infrastruttura SOGEI, società del Ministero dell'Economia, che gestisce i dati sui propri server italiani. L'accesso al sistema è sorvegliato, le informazioni sono super protette ed esistono servizi di backup e disaster recovery. Nel 2020 la NPR ha registrato 3.200.000 cambi di residenza ed emesso 4 milioni di certificati con 800.000 transazioni al giorno.